Sei uomini e quattro donne, compreso il sindaco, età media, 47 anni, nessuno ha esperienze precedenti nell'esecutivo di Palazzo Mercanti. Ecco l'identikit della giunta comunale di centrosinistra guidata da Katia Tarasconi. Oggi si è svolta la presentazione in grande stile nella sala dei teatini in via Scalabrini. Il sindaco mantiene le deleghe a sicurezza, sanità, avvocatura e sviluppo economico. Il vice sindaco con delega al bilancio è Marco Perini, ex amministratore unico di ASP. La fotografa Serena Groppelli si occuperà di ambiente, benessere animale, partecipazione, pari opportunità e rapporti con le confessioni religiose. Simone Fornasari, cantante e responsabile in una cooperativa, lavorerà su commercio, servizi al cittadino, innovazione, valorizzazione del centro storico e della città della notte, così viene definita quest'ultima delega ideata dal sindaco. All'architetto Adriana Fantini invece spettano le deleghe a urbanistica, PNRR e patrimonio. Per Matteo Bongiorni ecco manutenzione, decoro urbano, verde, servizi cimiteriali e interventi nelle frazioni. Cristian Piazza si dedicherà a cultura, biblioteche e turismo. La direttrice di Confcooperative Nicoletta Corvi riceve le deleghe a servizi sociali, infanzia e inclusione degli alunni disabili. Il docente di educazione fisica Mario Dadati è chiamato a interessarsi di scuola e sport, mentre al musicista Francesco Brianti viene accordata la fiducia del primo cittadino su politiche giovanili e università. Ha una grande voglia di mettersi a servizio, a disposizione, di fare bene, di lavorare affinché tra 5 anni la città che noi oggi abbiamo ereditato sia una città migliore. Io sono convinta della bontà di quello che è stato fatto oggi. Quindi vedremo se le scelte che sono state fatte mi daranno ragione oppure no. Uno show all'americana, quello organizzato oggi per annunciare la squadra, con il salone pieno di politici ed esponenti della società civile, luci puntate sul palcoscenico e il primo cittadino conduttore dell'evento con il microfono in mano. Poi il gran finale, a ogni neoassessore viene consegnata una maglia con il proprio nome e il logo del comune, senza numeri o segni di appartenenza politica, evidenzia Tarasconi, perché si lavorerà verso un unico obiettivo. Corro dei rischi nel senso che avrete notato che nessuna delle persone che oggi è entrata in giunta ha mai fatto l'assessore, quindi è evidente che dare fiducia a una nuova classe è ovviamente volendo anche rischioso, ma ci sta, anche questa è una cosa che io ho messo in conto. Tra le nomine degli assessori c'è appunto una delega che balza all'occhio, quella per la città della notte affidata a Fornasari. È chiaro che abbiamo bisogno di una città che torni ad essere un po' più viva e quindi il tema è quello, senza disturbare nessuno, tenendo sempre in considerazione le esigenze di tutti, ma sì, sono convinta che serva avere una città che torna ad essere un po' più viva.